Questa è l'incredibile storia di Paolo Cangelosi, un maestro di arti marziali che dopo aver imparato il Kung Fu tradizionale da un membro della triade cinese ha dovuto affrontare oltre 50 combattimenti clandestini che hanno messo a dura prova la sua stessa vita. Oggi sono andato a trovare il maestro nel suo dojo, la sua Kwon, per ascoltare questo racconto straordinario e vedere con i miei occhi il luogo dove risiede questa leggenda. Quello che starete per ascoltare ha davvero dell'incredibile. Mettetevi comodi e benvenuti in questo straordinario viaggio fatto di passione, tradimenti, rinascita e soprattutto di tanti, tantissimi combattimenti. Buongiorno ragazzi di Primo Dan, oggi ragazzi è davvero un giorno straordinario, sono molto emozionato, sono qui con il Sifu Paolo Cangelosi. Buongiorno a tutti. Allora, intanto io qui ho in mano il libro che appunto è scritto, L'Uomo e il Maestro, un libro ragazzi davvero che vi consiglio, qui non è spam, è proprio un libro straordinario, oggi capiremo il perché, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine, perché oggi vi racconteremo una storia incredibile. Allora, intanto, oggi, chi è Sifu Paolo Cangelosi? In breve, se volessimo raccontare appunto chi è a chi non ci conosce. Sifu Paolo Cangelosi è una persona che ha iniziato le arti marziali all'età di circa 9 anni e non ha mai smesso un giorno di praticarle. Ne ho fatto diventare la mia vita, la mia professione, quindi ho fatto questa scelta che ero molto giovane e sono partito anche un po' improvvisandomi nell'insegnamento, ma soprattutto perché volevo vivere di questo. Ho iniziato a insegnare un po' di karate, un po' di difesa personale, un po' di tabelle d'allenamento per la preparazione atletica, fino ad arrivare al giorno che poi è partita l'inizio della mia scuola proprio sul Kung Fu. Adesso qui siamo nella tua Kwon, giusto? Che esatto. È la tua scuola di 2000 metri quadri. Cioè noi siamo entrati, abbiamo fatto una specie di pre-intervista, una conoscenza e c'è proprio un'energia incredibile, un luogo enorme, straordinario che comunque adesso andremo a ripercorrere un po' durante questa intervista. Allora, questo luogo qui dove siamo adesso è il luogo dove tutto è iniziato, cioè dove proprio la tua scuola Io ho iniziato a insegnare Kung Fu nel 1977, non in questi ambienti. Io qua sono arrivato nel 1980 e questa sala è stata proprio la prima sala. E adesso posso dirlo. Ma facciamo un passo indietro. Parliamo degli inizi. Quando ho iniziato da bambino, appunto, io ho letto questo libro, adesso ho un sacco di domande che mi frullano nella testa, che oggi vorrei un po' snocciolare, insomma, no? A Genova, siamo anni intorno agli anni 70, giusto? Anni L'inizio 60. Mio sì. È stato tra il 68 e il 69. Ok. Non proprio a Genova, in un paese vicino a Genova, Casella. Casella, dove ho iniziato, cioè, con la lotta giapponese, all'epoca il jiu-jitsu. Ok. E ovviamente ai tempi non era, come ho detto, c'era molta meno conoscenza, non c'era internet, era un contesto completamente diverso. Hai iniziato appunto con quello che c'era all'epoca, fino a che poi c'è un incontro incredibile. Esatto. Un incontro incredibile. Se non sbaglio, un amico ti aveva detto che appunto in questa fabbrica c'era un cinese, perché ai tempi comunque non era, ripeto, come adesso, c'erano italiani, cioè c'erano molti meno stranieri, anche per contestualizzare, no? E c'era questo cinese che lavorava in questa fabbrica che chiamavano Giocina, giusto? Sì, era una falegnameria. Falegnameria. Una falegnameria, esatto, e lo zio di questo mio amichetto aveva preso questo cinese a ore e gli dava una mano praticamente nel lavoro. Si vede che probabilmente l'avrà visto muoversi, gli avrà visto fare qualche tecnica, qualche posizione, e ha detto al mio amico, gli ha detto: guarda che ci deve essere un giapponese che fa karate. Non era giapponese, non faceva karate, era cinese e invece ne veniva dall'esperienza del Kung Fu. E così noi curiosissimi siamo andati a conoscere questo orientale e da quel giorno abbiamo iniziato per gioco
a seguirlo. Poi il mio amico è durato un mese, poi ci ha mollato e io invece da quel giorno ho continuato per tutto il resto della vita. Sì. E avevi 8 anni, se non sbaglio. No, qui con il maestro cinese, il maestro Fu Antong, avevo 10 anni. Ah, dieci anni. Per il primo 1,5-2 anni ho fatto jiu-jitsu. Okay. Poi dal paese i miei si sono trasferiti a Genova e qui c'era un mondo delle arti marziali che nel paese non c'era, karate, taekwondo e altre discipline, però io ho avuto questa, tra virgolette, fortuna di conoscere questo personaggio non all'interno di una palestra, di un'organizzazione, ma in una falegnameria. Sì, sì. E quindi, cioè, dov'è che vi allenavate? Cioè... Ci si allenava in un locale lì vicino, sempre, nei vicoli di Genova, e c'era un fondo che conoscevano loro e ci davano in prestito questa stanza. Okay. E quello è stato il punto di partenza. Però anche, cioè, detto, lui probabilmente parlava italiano, magari in italiano. Parlava pochissime parole in italiano, parlava l'americano, perché lui ha fatto una lunga storia, no? Una migrazione dalla Cina all'Australia, dall'Australia agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti alla Francia e da Marsiglia è approdato a Genova. E quindi lui parlava inglese e cinese. Perfetto, poi dopo arriveremo anche a questa cosa. Comunque lui ti insegnava appunto il Kung Fu, ecco, in questo caso poi il Kung Fu, che stile ti insegnava? Allora, lui era un maestro molto aperto di visione, quindi aveva una grandissima cultura ed esperienza nell'arte marziale cinese, quindi era conoscitore di più stili. Io ho avuto l'approccio con lui in partenza con il Wing Chun, il Tan Lang, la mantide religiosa, e il Tai Chi. Poi piano piano ho allargato con il Pa Kwa, il Su Pai Xin, lo stile dell'ubriaco, e altre cose ancora. Perché, ripeto, lui insegnava non un solo metodo, insegnava più metodi. E come erano formati gli allenamenti? Cioè, quanto duravano? Quanto erano duri? Cosa ti faceva fare? Cioè, i kata, le forme? Per capire. Si può dire che si faceva un po' di tutto, nel senso che le forme sono alla base del Kung Fu tradizionale, quindi si studiavano le forme, si studiavano le applicazioni delle forme, ma si lavorava anche tanto sull'allenamento della tecnica e del combattimento. Lui era un po' un fan del combattimento, della reale applicazione dell'arte marziale, e quindi metodologie di allenamento anche tradizionali, molto dure, quello sì, ma perché era molto severo lui proprio come persona. Certo. E quindi di lì potrei raccontarne a decine, tante. decine, sì. Ecco, in questo caso invece i combattimenti, cioè quando facevate i combattimenti, le facevate tra di voi? O... Sì, si faceva uno scambio, no, al momento con lui solamente, certo. Perché eravamo io e lui praticamente. Sì, sì. Poi io, grande passione per le arti marziali, mi allenavo anche al di fuori, con amici, con praticanti di altre arti marziali, e quindi quello che imparavo cercavo poi di sperimentarlo, metterlo in pratica anche con praticanti di altre arti marziali. Ok, cioè quindi si può dire che tu, incontrando questa persona, hai proprio trovato il tuo destino, nel senso che hai trovato questa guida e hai proprio trovato la tua vera passione che hai seguito per anni. Sì, anche se è stato un momento difficile, perché io appunto ero molto giovane, io con lui avevo un rapporto personale e basta. Tutti i miei amici invece frequentavano palestre, facevano gare, tornavano con coppe, con medaglie. Non è che ero invidioso di loro, però mi interessava anche quel mondo. Tant'è vero che oltre a fare Kung Fu col maestro Fu Antong, mi sono iscritto in una scuola di karate. E ho fatto karate, ho fatto judo, prima avevo fatto jiu-jitsu. Sono arrivato sempre alla ricerca, no? Alla ricerca di fare esperienza ovunque e condividere la mia esperienza. Il Kung Fu l'ho tenuto un po' per me e quasi in segreto nei primi anni, perché avevo questo rapporto che era un rapporto solo mio, esclusivamente mio, e ne ero diventato anche un pochettino, come dire, geloso. Certo. E quindi mi tenevo in rapporto con lui e nello stesso tempo frequentavo altre cose. E ovviamente adesso parlando dei tempi di quando eri ragazzino, no? Non dopo, perché poi arriveremo anche al dopo, quindi oggi veramente chi era per te Fu Antong? Era proprio una guida, un padre, un amico, un maestro? Allora, per me solo il fascino dell'occhio a mandorla
e per l'amore che io provavo per le arti marziali, per me lui era un mago, un supereroe, un grandissimo. Chiaramente è stato una persona che mi ha dato tanto, sia dal punto di vista di umano che da quello chiaramente dell'arte marziale. E io lo seguivo alla lettera, qualsiasi cosa lui mi diceva di fare io la facevo. Quando voleva che ero lì a quell'ora, io dovevo essere lì a quell'ora e io ero lì a quell'ora. E quindi ha fatto un po' da educazione anche, cosa che poi parleremo più avanti, magari quando io sono cresciuto e ho ristabilito il contatto con lui, non qua però a Genova, ma ho conosciuto il Fuanton cinese in Cina, che era un personaggio diverso da come era qua a Genova. E ovviamente lui, cioè, ti parlava in modo severo, in modo buono? Ridere e scherzare era raro. Spesso lui mi raccontava delle cose che capivo il 10% per la questione della lingua, parlando dei primissimi anni, ecco. Con lui, oltre all'allenamento, pranzavamo assieme, mi portava a mangiare da una coppia di cinesi che vivevano nei vicoli e che solo per lui facevano da mangiare. Quindi andavamo nel retro di questo bar che si chiamava Bar Shanghai e cenavamo io e lui. Cose tipiche cinesi, quindi era proprio... Cose tipiche cinesi, a parte il vino, che gli piaceva bere il vino, sì. E quindi si finiva che si beveva il vino e dovevo berlo anch'io. Anche se avevo 12 anni, per dire, dovevo bere per forza il vino. Sta proprio la tua guida. È una cosa che mi ha colpito anche un po' leggendo il libro, che veramente, ragazzi, vi consiglio, è che tu andavi di nascosto ovviamente dal maestro, perché ovviamente ricordiamo, eri piccolo, avevi 12 anni, avevi detto ai tuoi genitori che facevi appunto karate, anzi addirittura ti eri iscritto per nascondere il fatto che andavi da Sifu Anton, e loro ti vedevano uscire e tu in realtà poi andavi dal maestro a imparare il Kung Fu. Certo, sì, c'è anche da dire questo, che io ho tenuto segreto tutto questo perché avevo paura di perdere questo contatto, perché innanzitutto il maestro Fu Anton viveva nei vicoli, che sono una zona comunque un pochettino più malfamata del resto della città, no? Soprattutto anche in quegli anni. Quindi se io avessi detto ai miei genitori che tutti i giorni mi ritrovavo nei vicoli, sarebbe stato sicuramente qualche problema. Certo. Spesso marinavo la scuola per andare a incontrarmi con lui e quindi io ho dovuto per forza tenerlo un po' in segreto. Certo. La stessa cosa l'ho fatta anche con i miei amici, perché ero un po' geloso della conoscenza. Poi dopo è venuto fuori tutto. Ok, e questo rapporto allenamento quanto è durato? Allora, qui in Italia è durato circa 7 anni. Poi il mio maestro è rientrato in Cina, io ero ancora minorenne, non avevo la possibilità di seguirlo, ho aspettato la maggiore età, ho fatto il passaporto e dopo circa 2 anni e mezzo lo sono andato a rincontrare in Cina. Ok, adesso arriviamo a un punto dolente, fondamentale. Perché? Non so se si può dire nel video, io lo dico poi in caso lo tagliamo. Fu Anton appunto era in Italia per un motivo. Perché? Lui era a Genova, lui poteva andare a Milano, poteva andare a Roma. Perché proprio a Genova, in un paesino nascosto? Lui aveva, anni dopo poi ha scoperto che oltre a te aveva un altro allievo, in realtà in Francia se non sbaglio. Cioè lui praticamente aveva, dalla Cina si era spostato, praticamente lui stava scappando perché a quanto pare aveva fatto uno sgarro a un membro della triade e quindi era venuto in Italia per nascondersi da questa cosa. È vera questa cosa? Allora, la spiego meglio nel senso più completa. Allora, intorno al 1965 il maestro Fu Anton scappa dalla Cina rossa. E questo perché? Perché lui all'età di 19 anni si è ritrovato all'interno di una società segreta, una delle tante triadi, e ci è rimasto per 2 anni. Quindi a 21 anni ha deciso di uscire e non è stato facile. Quindi dal momento in cui lui si è allontanato è stato ricercato da questa, tra virgolette, mafia cinese. Allora è scappato dalla Cina rossa e non soltanto si è trovato poi il problema con la triade, ma anche col
governo, perché scappare dalla Cina rossa voleva dire non ritornare più o se no essere preso e fucilato. No? È scappato a Sydney, c'è stato circa un anno e mezzo, poi da Sydney a Los Angeles un altro anno e mezzo, da Los Angeles poi è arrivato a Marsiglia in Francia e da lì, visto la distanza, diciamo la vicinanza tra la Francia, l'Italia, Marsiglia e Genova, è approdato a Genova perché aveva un amico qui cinese che l'ha aiutato praticamente, ecco. Okay. Poi si spostava ogni tanto su con Torino perché commercializzavano statuine di porcellana, di resina, e grazie a questo suo amico che aveva appunto una specie di piccolo emporio. E ovviamente dopo che era acquistato qui in Italia, dopo un po' di anni, dopo appunto sette anni ha scoperto di essere fuori pericolo, perché probabilmente il governo quindi era cambiato e insomma, e decide di tornare in Cina. Sì, in Cina è passato, prima di ritornare in Cina è ritornato ad Hong Kong, perché essendo ancora la colonia britannica all'epoca, certo, è riuscito ad arrivare a Hong Kong e poi chiaramente a cambiare anche identità. Ah sì, perché ovviamente... Perché lo stesso Fu Anton aveva tre identità diverse con tre nomi diversi, per riuscire poi a rientrare nella Cina rossa, nella Cina popolare, perché lui era originario di Canton, di Guangzhou. Poi ha vissuto un po' tra Hong Kong e Guangzhou, Hong Kong e Guangzhou. Infatti io quando lo incontrai subito a Hong Kong. Quindi lui cosa fa? Ti allena per 7 anni, ti insegna la tua arte. Ricordiamo che arriva, cioè, se ci mettiamo nei suoi panni, arriva sto ragazzino, così, straniero, dice insegnami il Kung Fu. Io, ma perché te lo dovrei insegnare? Comunque lui crede in te, perché magari vede anche in te qualcosa, ti insegna, comunque dedicando anche il suo tempo. Ecco, anche lì non lo pagavi il maestro, lo pagavi? No. Non lo facevi, no. Quindi gratis, e questo maestro ti insegna la sua arte. Ricordiamo che negli anni 70 anche la Cina era molto più chiusa rispetto ad oggi, quindi certo, lo fanno gratis, lo sta facendo gratis, perde il suo tempo, ti insegna tutto quello che sa, e poi a un certo punto dopo 7 anni decide di tornare, parte e ti lascia un bigliettino con scritto guarda io parto, questa è la via, se vuoi trovarmi, se vuoi venire a trovare, vieni a trovare dall'altra parte del mondo. Sì, lui mi ha lasciato un punto di riferimento dove tramite queste persone avrei potuto rintracciarlo se un domani fossi andato in Cina, e questo riferimento era appunto ad Hong Kong. Dal momento in cui lui ha deciso di ritornare al suo paese, allora mi sono sentito in dovere di iniziare a insegnare quello che avevo imparato con lui, e difatti da quel momento ho aperto la mia scuola di Kung Fu nel 1977. Ecco, in quel caso tu hai capito che quella sarebbe diventata la tua strada, dato che appunto hai dedicato tutto te stesso in questo, nel frattempo hai aperto anche la mente perché hai praticato anche altre discipline appunto come il karate, il judo, questa cosa ti ha dato veramente un plus, un'apertura mentale, e probabilmente eri anche pronto per poter appunto aprire questa scuola, questa, e cominciato a insegnare, quindi ti allenavi ma nel frattempo insegnavi ai ragazzi. Assolutamente, sì, sì, anche perché vivevo di questo, certo, volevo far solo questo, e quindi così è stata la mia partenza. Mi sono tuffato in un, diciamo, in un mondo che comunque non avevo ancora l'esperienza, poi essendo molto giovane anche acquistare la fiducia degli allievi stessi che magari erano molto più grandi di me. C'era l'abilità che mi ha aiutato tanto, nel senso che sì, riuscivo bene, ero bravo, entusiasmavo la gente, e quindi quello mi ha aiutato sicuramente. Quindi passiamo da un Paolo bambino, un Paolo allievo, un Paolo maestro, un Paolo imprenditore, perché poi si è proprio avviato questa attività, perché a tutti sì, gli effetti avere una scuola è un'attività imprenditoriale, delle scadenze, delle bollette da pagare, certo, persone certo, da gestire, insomma, quindi quante ne avevi? E mi sono... 17. 17 e anni. Mi sono organizzato tutto da solo, non mi ha aiutato nessuno. Però c'è anche da dire questo, che io non sapevo della situazione del Kung Fu nazionale, cioè di quello che c'era. Per me il Kung Fu era quello che ho imparato io dal mio maestro, quello era il sistema, quello era il metodo, quelli erano gli stili. Quando ho scoperto il mondo del Kung Fu che mi circondava, ho scoperto che c'erano troppe differenze, e quello è stato anche poi il mio successo, però.
Sì, perché ovviamente tu hai provato qualcosa di autentico, cioè un qualcosa che funzionava a prescindere dalla politica, dalle federazioni, dagli sistemi, Bravo. Ma era un qualcosa di genuino e l'avevi imparato da una persona appunto del posto. Cavolo, è veramente assurdo. E vivendo le tradizioni e la cultura, perché quello che poi io ho scoperto guardandomi un po' intorno, che c'era tanta improvvisazione da parte delle persone. Non dimentichiamo che quello era anche il periodo del boom dei film di Bruce Lee, perciò chi faceva taekwondo, chi faceva karate, mettevano due atteggiamenti e dicevano che era kung fu, quando invece di kung fu non sapevano nulla. Ecco, questa cosa non ti dava fastidio? Cioè, nel senso che tu avevi imparato qualcosa di vero, vedevi altri maestri scimmiottare o comunque prendere in giro in realtà le persone, dicevi, ma io, cioè, mi sono fatto un mazzo così per allenarmi, il maestro severo, tutti i giorni, prenditi, presentati, fai, e poi vedi questi che con quattro mossette fanno soldi. Assolutamente, cioè. Ma per me questo comunque non era solo poi un discorso di kung fu, ma per la mia mentalità, per come credevo nei valori delle arti marziali, io l'arte marziale la vedevo come una disciplina, una filosofia di vita e non uno sport, un semplice sport. Quindi mi dava fastidio anche quando vedevo praticare male un'altra arte marziale. E, ok, poi il mio successo è stato che sono stato invitato da un maestro di Roma, sì, a uno stage nazionale, o meglio quasi internazionale, perché c'erano anche dei francesi, e io con molta innocenza sono andato perché ero curioso di vedere il mondo del kung fu, e da lì poi, se vogliamo, la possiamo raccontare. Sì, praticamente doveva fare questo stage, ti hanno fatto iniziare a te, bravo, hanno visto che eri bravo, hanno detto vai avanti. Loro ovviamente si vergognavano poi di farlo loro, perché dicevano, cavolo, questo è un mostro, se lo faccio io faccio una figuraccia. E allora poi tu hai tirato un sacco di persone. C'erano una ventina di maestri che dovevano avere un'ora più o meno ciascuno su due giornate di seminario. Questo stage era fatto a Terni, in Umbria, e io poi l'ho diretto lo stage due giorni. Praticamente non si è più presentato nessuno, però per me è stato un successo, perché c'erano più di 300 persone a frequentare lo stage e qualcuno è riuscito a prendere il numero di telefono, qualcuno, certo, a sapere chi ero, cioè. E poi mi hanno contattato delle persone che poi sono diventate i miei allievi, ed è per questo che sono riuscito ad allargare la mia scuola da Genova a Viterbo, da Viterbo a Monterotondo, Roma, e piano piano poi... Questa cosa qui la ripeterò più volte durante questa puntata per contestualizzare. Ricordiamo che non c'erano i social, non c'era internet, non c'era veramente, quindi devi andare sul campo e farti conoscere sul campo, il passaparola, cioè, quindi era davvero molto più difficile rendere virale una cosa. Adesso TikTok, YouTube, fai il video virale, diventa virale, lo scopre tutto il mondo. Ai tempi non era così facile, no. Quindi, cioè, poi questa puntata ha un triplice messaggio, se vogliamo metterla così, perché al di là dell'atleta, che comunque adesso poi vedremo anche, hai imparato una disciplina veramente molto difficile, molto tosta, ti sei allenato tantissimo, cioè non è che ti allenavi due volte a settimana, magari 40 minuti, ma ore, 7-8 ore al giorno. Giorno di allenamento. In più, anche il discorso imprenditoriale, perché comunque mettersi in gioco a 17 anni senza sapere praticamente nulla di come si apre un'azienda, una palestra e quant'altro, ma solo con l'insegnamento che mi ha dato una persona che a sua volta lui non era un imprenditore, lui ti ha solo dato la sua radice, che è in questo caso il Kung Fu. Tu solo col Kung Fu, col tuo progetto e la tua voglia di insegnare, di crescere, hai aperto questa attività, e questa cosa è straordinaria, secondo me. E devo dire, intanto, vabbè, complimenti comunque. Grazie. E quindi quei giorni lì andavano, quindi hai fatto questa cosa. Sì, c'è stato appunto anche il periodo che era molto caldo, appunto grazie anche ai film di Bruce Lee e tutto quello che era l'entusiasmo per le arti marziali, e in particolar modo quelle tradizionali, sì, no? Non c'erano ancora tante mode che poi sono subentrate successivamente, però quello che ho fatto, io l'ho fatto sempre credendo nei valori dell'arte marziale, certo, dando sempre tutto me stesso, e questo ha avuto successo. Successo. Ho portato anche la cultura, nel senso che io nei miei programmi ho sempre parlato della storia, della filosofia,
la meditazione, la cerimonia del tè alla fine della lezione, tutte queste cose qua. All'inizio sono stato anche criticato per questo, perché mi dicevo: no, se vai da quello lì ti fa studiare, ti sembra di andare a scuola, perché pretendevo che venissero col quaderno e la penna, perché poi quando parlavo della storia volevo che loro scrivessero. O alla fine della lezione, per rilassarsi, prendevamo questa tazza di tè con quei 2-3 minuti di respirazione e poi finiva la lezione. E anche questo all'inizio ero preso in giro: ma se vai da lui ti fa bere il tè. E invece facevo fare 2 ore d'allenamento pieno e poi facevamo queste conclusioni, che poi però hanno copiato tutto. Eh beh, certo, perché poi e magari in malo modo. Abbiamo montato la prima volta l'altare e dicevano: ma cos'è questa roba? Una chiesa. Una chiesa, sì. Poi tutti hanno messo sull'altare, poi tutti raccontavano le cose. Siamo stati un po' propulsori e pionieri per tanti aspetti, non solo per la tecnica, per lo stile, ecco. Sì, infatti, se non ricordo male, appunto, fu Antong, oltre ad averti insegnato anche le tecniche di Kung Fu, appunto i vari stili, ti ha insegnato un pochettino anche di medicina tradizionale cinese. Assolutamente sì. Quindi sapevi anche appunto i punti di pressione. Sì, io ho iniziato nella metà degli anni 70 a interessarmi della medicina tradizionale cinese, un po' grazie all'intro del maestro Fuantong, certo, e un po' grazie a un suo carissimo amico Su Yang, che era proprio un medico lui. Ho frequentato per un paio d'anni anche lui per imparare delle basi, poi chiaramente da autodidatta mi sono portato avanti e poi invece in Cina ho fatto dei veri e propri corsi sia di agopuntura, di massaggio, di digitopressione e manipolazione delle ossa, eccetera eccetera. Ok, e riguardo anche, faccio una domanda alla medicina tradizionale cinese, ecco, rispetto ovviamente, cioè è una cosa diversa rispetto alla medicina, come dire, normale, occidentale, con i medicinali. Quanto c'è di vero in questo? Cioè, nel senso, fin dove può arrivare la medicina tradizionale cinese? La medicina tradizionale ha migliaia di anni di storia. Consideriamo che ancora oggi, nella maggior parte degli ospedali cinesi, l'80% della popolazione si cura col metodo tradizionale. Quindi il fatto dell'efficacia, di poter curare tantissime patologie, è senza dubbio una verità, una cosa che funziona. E come? Questo non vuol dire che sia più o meno efficace dell'altra, però è una scelta che uno potrebbe fare, come i cinesi fanno. Se vogliono possono come dire, andare nel settore, nel reparto più occidentale, dove c'è la chimica, dove c'è la chirurgia, eccetera. Certo, certe cose io che ho visto con i miei occhi, ho visto lavorare, curare malattie bruttissime, dal cancro a interventi utilizzando il metodo tradizionale, appoggiandosi anche al Qigong come pratica, perché ormai anche il Qigong stesso fa parte del protocollo della medicina tradizionale cinese. Questa cosa del Qigong, no? Che sarebbe appunto l'energia interna, giusto? Sì, un lavoro su, diciamo, un lavoro energetico sulla propria energia e anche sull'energia che ci circonda. Okay. Perché l'energia cosmica legata all'energia dell'essere umano si fondono e il nostro organismo funziona prendendo e attingendo energia dall'universo. Certo. E poi si muove tutta una rete energetica interna che noi ne dobbiamo diventare consapevoli e padroni e quindi poter gestire questi equilibri energetici che noi abbiamo. Poi, in parole povere, come dire, l'equilibrio dello yin e dello yang all'interno del nostro corpo, però lungo tutti i meridiani, i nostri percorsi, da energia a mente a spirito. Sì, e ovviamente poi su questo faremo magari più avanti un altro video, perché è un argomento davvero molto interessante ed è forse anche difficile da comprendere magari anche per noi occidentali. Io no? Sto lavorando tantissimo per esempio con il Qigong in questi ultimi anni, ho fatto tante conferenze in giro che sono andate anche molto bene perché appunto non c'è una corretta informazione, però il discorso è molto molto interessante e dal punto di vista anche medico può essere sì prevenzione e benessere, però anche terapia.
Sì. E quindi è un discorso da approfondire. Cioè, è un discorso molto molto sì. ampio. Perché il Qigong fa parte dell'arte marziale cinese. Sì. Quindi. Infatti facciamo un passo indietro parlando appunto dei tuoi genitori. No? Tu andavi di nascosto, andavi appunto fino a quando poi tu gli dici guarda io voglio aprirmi un'attività a 17 anni. E loro non la presero bene all'inizio, non credevano tantissimo in questa cosa. Assolutamente. Se non sbaglio tu avevi anche un fratello... Che più grande o più piccolo? Più grande di 4 anni. Più grande, che lui ti seguiva sì. all'inizio. E c'è un aneddoto appunto fondamentale, interessante, che mi aveva colpito, è quando, questa cosa qui volevo un po' un approfondimento, a dire la verità, quando tuo fratello, tu litighi con i genitori, perché dicevano no, tu non ti devi aprire la palestra, insomma, lui ti dice guarda, ma lui fa davvero queste cose, lui crede davvero nel Kung Fu, e lui, adesso se non sbaglio, tu fai la dimostrazione... davanti ai genitori di un qualcosa, adesso non mi ricordo, di una spinta. Sì. Cioè, come fu... Su mio padre questa la feci. Esatto, cioè come vuoi raccontare meglio questa cosa? Ma è stato un aneddoto sì. che si chiude poi in pochissimo tempo. Spesso c'erano questi litigi con i miei genitori perché non accettavano la mia scelta. Logicamente, mettendomi adesso nei loro panni, potevano essere preoccupati del mio futuro, certo. sicuramente. Il mio fratello mi prese in una delle tante discussioni, mi prese un po' le mie parti, dicendo che io, oltre che ci credevo veramente in quello che facevo, avevo anche delle abilità eccezionali. Mio padre, che era sempre un uomo abbastanza dinamico, no? Disse come dire, ma cosa vuoi che faccia, no? E allora mi ricordo che con un movimento leggerissimo del palmo della mano gli feci prendere una schienata nel muro della cucina e lui rimase impressionato, anche perché mio papà era un uomone, sì, e io ero ancora piccolino, avrò avuto 15 anni. Più o meno. Aveva capito proprio che... Sì, che c'era un qualcosa di straordinario, perché finché alzavo le gambe, che tiravo i calci alti, veloci, uno dietro l'altro, non lo impressionavano, ecco, l'ha impressionato di più quel gesto. E quindi, dopo tutto questo periodo, decidi, dopo un po' di anni, passano gli anni, la tua scuola comunque comincia ad andare bene, cominci a prendere gli insegnamenti, arrivi a 18 anni, decidi di partire poi per la Cina. Sì. Sui 20 anni. Ah, 20 anni, quindi, okay. Sì, quindi sì, arrivi a 20 anni e decidi di partire ovviamente per la Cina per andare a trovare il tuo maestro, il tuo mentore, la persona che ti aveva proprio insomma inizializzato a tutto. Ricordiamo che ai tempi non era così facile partire, cioè il passaporto, il visto, non è che andavi in agenzia, prendo, parto, a parte che penso... costo enorme, abbiamo avuto un costo incredibile. I costi anche per me erano alti, però ho fatto di tutto per riuscire, io sarei partito anche a piedi per arrivare in Cina, quindi era il mio sogno, oltre che rincontrare il mio maestro, ma anche arrivare nella terra di dove è nato tutto. E quindi sì, è stato un sacrificio organizzare il mio primo viaggio, che ho fatto però direttamente su Hong Kong. Quindi non ho avuto il problema del visto, anche perché poi ho scoperto che a Hong Kong si facevano i visti per la Cina e non dovevo aspettare 7, 8, 9 mesi, cosa che all'epoca in Italia bisognava aspettare per avere il visto per la Cina popolare. In 3 giorni ad Hong Kong ottenevo il visto. Quindi, quindi poi da Hong Kong mi spostavo anche in Cina facilmente facendo questo passaggio qua. E ovviamente tu non avevi idea di come fosse quel mondo, perché non c'era internet, non è che potevi andare a vedere, adesso addirittura ci sono i visori che ti fanno lì. Qualche enciclopedia si andava a guardare, cioè Atlante. Un bigliettino di carta, vado lì, un mondo completamente diverso. E come l'hai trovato? Cioè, come l'hai trovata la Cina che ti immaginavi? Chissà quante volte avrai immaginato di andarci e di dire cavolo, chissà come sarà. Sì. Lo immaginato tantissime volte. Quando sono arrivato ad Hong Kong, che appunto non stiamo ancora parlando della Cina popolare, ma Hong Kong è stato uno shock. È stato uno shock perché era un mondo completamente diverso. Luci, odori, ristoranti che bruciano tutto, che si mixa l'odore con quello degli incensi, il traffico, la difficoltà con la lingua. Perché io avevo imparato un pochino sia di inglese che di cinese, certo. Però poi quando ti trovi veramente in campo, soprattutto col cinese,
le pronunce, non hai ancora l'orecchio, quindi ci sono state tante tante difficoltà. Poi avevo un indirizzo da trovare in una città come Hong Kong, che a chiedere le informazioni è stato un delirio. Sì, era un delirio, anche a trovare il numero civico nei condomini, la via, ho impiegato veramente tanto. Però alla fine ce l'ho fatta e sono stato fortunato perché quell'indirizzo innanzitutto era reale, era vero, era ancora attuale, perché poteva essere che nell'arco di quei 2 anni e mezzo fosse cambiato qualcosa, quindi io sarei arrivato lì e non avrei trovato nessuno. Poi da questo punto ho rincontrato il maestro. Arrivi quindi a Hong Kong e incontri il maestro Fuan Tong. Se ne vogliamo parlare adesso o dopo, io mi sono ritrovato ad essere un po' usato da lui. Che il maestro comincia a farti fare dei combattimenti clandestini.